No, adesso intervista, dai, Giulia. Allora, un ottimo avvio. Prima venendo in macchina con tuo padre si diceva, chissà se giocherà. Hai avuto anche questa soddisfazione, no? Sempre, da quando giochi a pallavolo sei sempre entrata nel sestetto, mi diceva papà. Quindi stasera è stata la volta più importante comunque. Diciamo, i primi anni al Vollerò, in Under 18 non ho mai giocato, però va bene, Va sì. bene. No, però bene o male ho sempre giocato e me lo aspettavo, non me l'aspettavo perché siamo alternate a volte anche Sì, nell'amichevole. anche nel precampionato vi hanno Però, alternato. esatto, però comunque mi ha dato fiducia e bene o male insomma gliel'ho ripagata e speriamo di continuare così. Non hai tremato, no? In queste situazioni, o Insomma, forse all'inizio hai tremavo sentito tanto in realtà. pressione. Comunque ne è venuta fuori una bellissima partita da parte tua e della squadra. Credo che Esatto. possiate essere Sì, no, contente. siamo state C'è più la fantastiche. Un gioia po' di di inesperienza, ma siamo state fantastiche. Aver giocato alla pari con la Pomì o anche un pochino di dispiacere per non averla battuta alla fine? Ma guarda, tutte e due perché alla fine è una grandissima squadra e noi siamo veramente all'inizio. Poi certo che quando perdi c'è rammarico, però abbiamo fatto un bel risultato comunque. Insieme anche da pochi giorni, no? Al completo con Orlo Esatto. e Gono, quindi cioè, credo che diano fiducia a prestazioni come queste, correggimi Sì. se sbaglio. Sì, no, infatti nelle amichevoli Paolo e Orro erano presenti solo un'amichevole, le altre le abbiamo fatte purtroppo senza di loro e no, ce la siamo cavata alla grande anche. L'ultimissima cosa che ti chiedo, quali sono le aspettative tue di Giulia Melli per questo campionato di A1 e quelle della squadra? Dove poi, secondo te può arrivare la squadra? Ma io voglio soltanto fare tanta esperienza e continuare così a testa alta, come dice il nostro allenatore, perché comunque è un'opportunità che ci hanno dato e la dobbiamo cogliere fino in fondo. E Club Italia ha dimostrato che, no, che la sua la può sempre dire, almeno. Esatto. Speriamo di Grazie continuare così. mille. Grazie mille. Grazie.